Giovedì 22 dicembre al Teatro Pallapartenope una serata all'insegna della musica napoletana con il concerto 50 anni in buona compagnia. Sul palco, dopo aver girato i teatri di Milano, Roma, Torino e Firenze, saliranno la nuova compagnia di canto popolare e Iosanna di Lino Vairetti. I due gruppi si uniscono in tour per festeggiare i 50 anni di carriera artistica della nuova compagnia di canto popolare, che presenterà dal vivo il nuovo album con brani inediti e rivisitati insieme ad ospiti d'eccezione. Sono i 50 anni della nascita del nome di Nuova Compagnia di Canto Popolare, che è stato dato dal nostro carissimo compianto Carlo D'Angiò, a cui dedichiamo gran parte di questa nostra serata napoletana, e ci fa molto piacere festeggiarli a Napoli e avere anche degli ospiti. Noi abbiamo già la compagnia, in buona compagnia, con un gruppo veramente eccezionale, gli Osanna, che oltre ad essere un gruppo di musica prog, si è rivelato anche un ottimo compagno di viaggio e di musicale in generale. Due gruppi che con genere musicale diversi, però hanno fatto l'orgoglio e l'identità musicale di Napoli nel corso di questi decenni, quindi un avvenimento credo coinvolgente e commovente, perché tante generazioni di napoletani si sono riconosciuti in questa musica e questa musica ha viaggiato per il mondo facendo scoprire e amare Napoli e la sua creatività, le sue radici, la sua grande storia. L'idea di contaminare la musica popolare napoletana con i colori e la teatralità del rock progressive degli Osanna è un progetto che nasce dalla volontà di Rolando D'Angeli e si realizza grazie al ritorno di Renato Marengo alla produzione artistica. Due gruppi che, pur facendo musica acustica e musica elettrica, sono perfettamente in linea, anche perché Lino Vairetti degli Osanna ha ripescato delle antiche canzoni napoletane e le ha eseguite in chiave prog. Poi la compagnia, nei suoi nuovi pezzi, ovviamente tocca anche temi di grande attualità. Ecco, questo concerto dimostra e rappresenta la continuazione di quello che è cominciato 50 anni fa e che ancora oggi esiste.